Le due frasi le hai messe mentre parlava il vicepresidente di Casa Pound. Sì, io mi sono messo due foulard per ricordare due cose. Io non sono abituato a parlare con i fascisti, ma voglio ricordare... Allora vattene a casa. Dovresti mandarmici con la forza fisica a casa. Dai, basta. Questo è il fazzoletto dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Oggi a Pessago con Bornago abbiamo ricordato 7 fucilati partigiani giovani dai fascisti e dai nazisti. Bravo. Quanti e questo anni è il fazzoletto è di mio padre. Quanti anni fa è successo? Superstite nel campo di... Stai zitto quando parlo di mio padre, vergognati. Superstite nel campo di sterminio di Birkenau. L'unico sopravvissuto di 10 familiari. Consegnati da quelli le cui immagini facevano vedere l'altra sera in Piazza del Popolo qualche esponente, non so di che movimento, a quella manifestazione di Casa Pound della Lega, i fascisti consegnarono ai nazisti mio nonno, mia nonna, mio cugino di 18 mesi, mio zio, mia zia, mio padre, la mia bisnonna di 96 anni, i miei prozii. Per me i fascisti sono quelli che a quell'epoca consegnarono gli ebrei italiani e tutti gli altri antifascisti di e nazisti. Stefano, c'è una cosa. Chi oggi, come il capo di Di Stefano, Iannone, ha dichiarato che loro sono i fascisti del terzo millennio, con me non avrà mai dialogo. Però, Di Stefano, Fiano ha indossato i due foulard silenziosamente, ma ha detto questo, l'ha fatto silenziosamente e io le ho domandato il gesto. Perché lei è venuto spontaneo a dire allora vattene? Perché non mi piacciono le persone che non si aprono al dialogo, che non parlano e che non vogliono conoscere le però storie delle persone. Vattene significa vattene. Sì, perché è lo stesso atteggiamento dei suoi amici antifascisti dei centri sociali quando assaltano le nostre sedi, quando assaltano i banchetti nostri e della Lega, quando vanno in giro come l'altro giorno a dire che uccidere un fascista non è reato. Allora dica Fiano, per lei uccidere un fascista è un reato sì o no? Me lo dica adesso. Uccidere chiunque è un reato. Ah, anche un fascista. Piazza, anche fare un fascista. Il saluto romano e portare la foto di Mussolini anche come avete fascista. Fatto in Piazza del Popolo. È un fascista. Uccidere un fascista è un reato sì o no? È un problema vostro essere orgogliosi della storia lei fascista lo ucciderebbe di questo oggi paese. Un fascista. I fascisti hanno consegnato, torturato, sono passati ucciso, 75 sono passati 70 anni per voi. Sono 70 io non dimentico, anni, neanche finita. I miei figli e i miei nipoti. Non bastano 70 finita. Anni per dimenticare chi ha voluto la dittatura in questo paese. Non ma sono passati 70 dichiarati, anni. Dichiarati non fascista, dichiarati antifascista e dialogheremo. Io con favore. I fascisti non parlo. E allora può anche sembra... andare via, perché scusa, io invece sono disposto scusate, a parlare con chiunque. Se parli così non si capisce niente. Guardi, però esiste per Paragone, io sono disposto a parlare con chiunque. Mi avete invitato in questa trasmissione perché pensavo che avremmo parlato di politica. Invece c'è il solito trappolone in cui bisogna parlare di 70 anni fa, del fascismo. No, sono dei io che non basta. Parlo. Cioè, francamente siete veramente... Ma che cripio dici? Ma 70 anni sono le solite nulla, zero per chi ha perso la famiglia, tutta la famiglia in un campo di conflitto. Non interessa a nessuno, no, ma interessa la politica, non interessa a nessuno ormai questa cosa. 70 anni sono niente per chi ha perso tutta la famiglia. Interessa il modo in cui la politica viene declinata, questo sì. Allora posso chiedere allora al signor Fiano e alla Pavlovic se è stato giusto lanciare delle bombe atomiche. No. Su delle città aspetti le è da fastidio ma quindi tu rivendichi aspetta. Quella storia no, scusate scusa ma se è stato giusto ma quindi tu rivendichi quella storia no, perché stai criticando i bombardamenti tu. Degli alleati dimmelo tu perché tu non hai cambiato che niente di sterminio. C'è allora, sempre il sangue nero dei ma fascisti il problema è questo per te i 70 anni non sono passati allora tu attacchi ancora gli alleati e i loro bombardamenti sei rimasto fascista dentro e di la verità e cosa vuoi che me ne importi a me di parlare con un fascista. Siete stati sconfitti allora andiamo a piacere in pubblicità e dopo cerchiamo di ritornare ai temi della politica. Grazie. Ma sì, mi piacerebbe, guarda. Queste immagini sono. Non perché me lo dice lei, però. Lei parla tanto di coraggio per il futuro e di coerenza. Questa parola mi dispiace, non le appartiene. Nel 1997 lei era nel comunismo, si ricorda questo termine? Nel Parlamento della Padania, è stato eletto sotto il nome di comunista padano e adesso dice chi non salta comunista è. Beh, la coerenza mi sa che l'ha lasciata a casa qualche anno fa. Il gruppo di leghisti secessionisti che pochi minuti prima aveva intonato un coro contro il tricolore. Un pugno nello stomaco a quelli di Casa Pound lo facciamo sentire a Di Stefano, che reagisce così. Tricolore, tricolore.
bruciare il tricolore, come fate a stare insieme in piazza? Lo so che è uno standard mettervi contro quelli, certo, di Casa Pound, contro i leghisti, come fate a stare in piazza con chi grida bruciare il tricolore? Ma quella penso che sia una minoranza di, anche lì, ragazzi un po' più estremi, però nei fatti noi di tricolori in piazza ne abbiamo portati quasi 1 migliaio, nessuno ha detto niente.